Buonasera, video a sera inoltrata. Andiamo a controllare un po' delle cosette. E nel frattempo parliamo un po' di Inter. Io devo fare un video, farò un video sulla Liga, un video su Pogba e Vlahovic che sembrano star bene. Io fino a venerdì mi aspetto delle sorprese, ve lo dico da adesso. Allora, parliamo di Inter, appena finito Inter Parma. È inutile negarlo, un po' ci abbiamo sperato, juventini, milanisti abbiamo sperato nel colpaccio del Parma, è inutile negarlo. L'importante è avere l'onestà intellettuale di ammetterlo. Però ora, parlando di quello che si è visto in campo, io ho visto una squadra, l'Inter, che non può prescindere da certi giocatori. Davvero non può prescindere da certi giocatori. Segnatamente Barella, Çalhanoğlu, Di Marco, Brozovic, il miglior Lautaro. Certo che l'Inter non ha fatto una bella partita. Ha trovato due gol praticamente casuali. Praticamente Buffon ha fatto una sola parata, quella su Dzeko. Onana ne ha fatta una bella su Benedicak. Poi un erroraccio di Gagliardini stava per costare carissimo all'Inter. Ma l'Inter è questa. L'Inter, quando vedi, quando la stai per ammazzare, poi risorge e poi ti va avanti nel torneo. L'Inter è questa qui, signori, e lo è sempre stata. Però diciamo che oggi è stato proprio palese, evidente, cosa vuol dire in questa squadra l'assenza di certi uomini. Çalhanoğlu a me è sempre piaciuto come giocatore, anche quando era al Milan. Barella poi non ne parliamo, io sono un estimatore di Nicolò Barella, l'ho più e più volte dichiarato. Per me è uno dei centrocampisti più forti in circolazione. Quando intendo circolazione dico al mondo. Si è parlato tanto durante l'ultimo mondiale di Enzo Fernandez, giustamente, aggiungo io, giustamente. Si parla troppo poco di Nicolò Barella, che quello che fa Fernandez, che ora andrà al Chelsea, Barella lo farà 3-4 anni, quindi è così, passa il turno, si sono tolti la soddisfazione di insultare Buffon, tutto quello che volete. Comunque raga, la parata su Dzeko è tanta roba davvero. 45 anni, per quello che per me è uno dei due, tre migliori portieri di sempre. Non ho visto Yashin. Ricordo benissimo Dasaev. Neuer non mi piace come stile. Neuer, per carità, è un gran portiere, ma non mi piace il suo stile di stare in porta. Comunque, detto dell'Inter, adesso parliamo un po' delle novità di oggi sul fronte juventino. Con Pogba e Vlahovic che hanno iniziato a correre, hanno iniziato a forzare, e questo vuol dire che magari non con il Napoli, ma la prossima, magari già in Coppa Italia, qualcuno dovrebbe tornare in campo. Certo, per Pogba, non tanto per Vlahovic, quando per Pogba vale il discorso di Chiesa, forse ancora di più, perché Chiesa conosceva i movimenti, tutto il resto. Pogba deve riambientarsi alla realtà Juve, che non è per niente una cosa facile, ragazzi. Lui, l'intervento che ha subito
è uno dei più fastidiosi in assoluto. Il menisco esterno è bastardo, ragazzi. Io so, non ho fatto l'operazione perché grazie a Dio non ho bisogno, però quando ti capita il dolore sul menisco esterno, ragazzi, è davvero fastidioso. È davvero molto, ma molto, ma molto fastidioso. Eh sì. Comunque. E poi, naturalmente, c'è da valutare chi giocherà venerdì sera, con il problemone che vi ho già detto, quello della fascia destra. Lì abbiamo un grosso problema, proprio dove c'è il Georgiano, e lì noi abbiamo il problema. Io opterei per una difesa a 4, ragazzi, che a parte Georgiano c'è da contenere il signor Osimhen. Loro giocano a 3. Io onestamente schierare la difesa a 3 contro il Napoli a me dà di suicidio, perché l'unico che può provare a contenere Kvaratskhelia è lui, è Danilo. A centrocampo ce la possiamo giocare, perché loro bene o male hanno dei cursori. Dovrebbe rientrare Zielinski. Dove possiamo fargli male? Dietro. Ma chi gioca? Quello è il discorso. Allora, la formazione che farei io è la seguente. Ma con alcune postille, perché secondo me, ragazzi, qualcuno fra Vlahovic, Bonucci, Pogba, qualcuno per Napoli sarà convocato, non lo so, ho come questo sentore io. Comunque, mettiamo che non sia come dico io opterei per la seguente formazione, la facciamo al volo. Naturalmente Szczęsny in porta, Danilo, Bremer, Rugani ed Alessandro. Rugani mi dà più garanzie di Gatti, è inutile negarlo. Chiaro che non è Kohler, non è Ferrara, ma meglio di Gatti è. Almeno, o perlomeno più affidabile. Quindi, difesa a 4, Danilo, Bremer, Rugani, Alessandro. Poi, a centrocampo, da destra, perché poi non bisogna farsi mettere in mezzo le loro cerniere sulle fasce. Lì ci metterei, a centrocampo schiererei in mezzo Paredes, Locatelli, in mezzo sulla destra schiererei Rabiot con licenza di rientrare verso il centro, a sinistra ovviamente Kostic, perché Rabiot potrebbe essere determinante venerdì. In avanti io opterei per la coppia agile Chiesa-Ken. Milik non lo schiererei, sapete perché? Che Milik fa il paio con Kim, con il loro difensore. Poi lui sicuramente soffriva l'ambiente. Terrei Di Maria in panchina inizialmente. Se qualcosa lo schiererei nel secondo tempo, magari passando un 4-3-3.
ma è normale, è normale. Non avendo laterali destri, non avendo quadrato, il problema sulla destra va risolto con una cerniera, schierando sulla destra, sul binario di destra, Danilo arretrato e uno fra Rabiot e McKennie. Io propenderei più per Rabiot. Oppure devi schierare McKennie. Devi schierare McKennie. A sinistra Rabiot e Kostic inizialmente in panchina. Potrebbe anche essere quella una soluzione. Non puoi giocare col 4-3-3. Non puoi, perché alla fine finisci con giocare col 4-5-1. Perché devi pur sempre aiutare sulle fasce. E isolando così la loro punta. Isolando così la nostra punta. E così praticamente giochi con uno in meno. Giochi con uno in meno e così. Questa è una partita dove devi schierarti col 4-4-2. È obbligatorio. Perché devi fronteggiare le loro fasce, che loro sono il loro vero punto di forza, secondo me. Anche Di Lorenzo, uno che è bravo in appoggio dall'altro lato. Mario Rui e Di Lorenzo sono molto bravi anche in appoggio. Davanti loro schiereranno sicuramente uno fra Lozano. O magari lo stesso Elmas. Magari. Quindi se giochi col 3-5-2 e loro ti mettono in mezzo sulle fasce, sono in superiorità e veramente ce la vediamo brutta. Non so voi cosa ne pensiate, ragazzi, ma la mia formazione ideale potrebbe essere la seguente, con una variabile: a meno di rientri clamorosi, si intende. Szczęsny, Danilo, Bremer, Rugani, Alexandro, la linea difensiva. In avanti Chiesa e Ken. In avanti Chiesa e Ken. A centrocampo. Centrocampo. Al centro Paredes e Locatelli. E poi da decidere se schierare o Rabiot a destra e Kostic a sinistra, o McKennie a destra e Rabiot a sinistra. Per me. E secondo me sarebbe anche la formazione più indicata, con McKennie a destra e Rabiot a sinistra, perché li riusciamo a contenere meglio sulle fasce che, ripeto, sono il loro vero punto di forza. Sono il loro vero punto di forza. Sarebbe una sciocchezza schierare il 4-1 per me, perché so, come si è giocato altre volte con Milik e Miretti a girarli intorno, per me sarebbe una puttanata. Ma lo stesso Milik e Di Maria, finiremmo con l'isolare la punta, e non ci conviene. Io punto su un attacco agile, che secondo me li può far male. Un attacco Chiesa Ken li può far male. Almeno questo è il mio pensiero. Non so voi cosa ne pensiate. Vi invito a iscrivervi al canale. Vi do la buonanotte. Domani video sulla Liga.